riprende l'attività legislativa del Parlamento e del Governo, e domani è previsto il primo dibattito concernente le pensioni tra il Governo e le organizzazioni sindacali, dopo la pausa estiva. Durante un'intervista a Rai News 24, il segretario della UIL, Pierpaolo Bombardieri, ha richiesto la partecipazione della ministra del Lavoro, Marina Calderone, affermando che gli incontri precedenti con la ministra sono stati una serie di incontri itineranti, che hanno coinvolto ben 40 organizzazioni sindacali. Nonostante i tre principali sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, abbiano presentato una piattaforma unitaria. Nonostante siano stati organizzati diversi incontri nel corso dell'anno, finora non è emersa alcuna risposta concreta. Secondo Bombardieri, il governo non è stato in grado di fornire risposte chiare alle proposte avanzate, limitandosi a procrastinare il dibattito e a ripartire sempre dagli stessi punti. Questo problema non è nuovo, dato che le organizzazioni sindacali hanno già lamentato in passato la mancanza di progressi nei confronti con il governo. Bombardieri ha sottolineato che anche sul tema delle pensioni la distanza tra le parti è notevole. Ogni volta che ci presentiamo, il governo chiede semplicemente di ripresentare la nostra piattaforma, forse faticando a comprenderla. La nostra richiesta è chiara: flessibilità nell'età di uscita, partendo dai 62 anni per i lavori più gravosi. Una pensione garantita per i giovani e la conferma dell'opzione donna come applicata 2 anni fa. Il sindacalista ha concluso affermando che finora non sono stati ottenuti risultati concreti nonostante i numerosi incontri. Il vertice previsto per domani rappresenta un'ulteriore opportunità di confronto sui medesimi temi, ma si avvicina anche l'approvazione della legge di bilancio per la fine del 2023, e appare evidente che il governo avrà limitato spazio d'azione per interventi sul sistema pensionistico. Iscriviti al canale.